Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono, per il lievitino, acqua, lievito di birra fresco, zucchero e farina di tipo 0. Per l'impasto, polpa di zucca lessata, farina di tipo 0, zucchero a velo, burro morbido, latte, pasta d'arancia o scorza di un'arancia e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il lievitino. Mettere nel boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimby per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Lasciare riposare nel boccale per 30 minuti. Trascorso il tempo, adesso aggiungiamo la zucca il resto della farina ed il latte. Ed impastare in modalità spiga per 2 minuti. Aggiungere il burro la pasta d'arancia o la scorza d'arancia lo zucchero a velo e il sale e impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola capiente, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formeremo 10 palline tutte uguali. Dopo aver formato 10 palline da 100 grammi ciascuno, posizionarli in 2 stampi da plum cake rivestiti con carta da forno. E lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso spennellare la superficie con il burro fuso. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Il pan di zucca è cotto, ancora caldo. Abbiamo sciolto 20 g di zucchero a velo in 30 g di latte caldo. Adesso spennelleremo tutta la superficie del pan di zucca. Lasciare raffreddare completamente. Pan di zucca. Grazie e alla prossima ricetta. Sofficissimo.